Da sempre l'umanità è interessata a conoscere il futuro. Tuttavia, all'epoca odierna, tale interesse è cresciuto vistosamente. Sedicenti profeti e indovini si cimentano nel predire il futuro, tirando a indovinare e facendo il calcolo delle probabilità. Ma vediamo, che cosa dice la Bibbia in proposito? Quando un profeta parla in nome di Dio e la cosa non si avvera, vuol dire che non era parola del Signore. Tempo fa 30 veggenti fecero 250 predizioni per l'anno successivo. Ralph Blodgett seguì il caso e alla fine dell'anno constatò che sulle 250 previsioni si erano più o meno avverate soltanto 6. Nel 1980 Jean Dixon predisse, con particolari che molto parzialmente si avverarono, la vittoria di Ronald Reagan alle elezioni presidenziali. La predizione di Jean Dixon era comunque andata meglio di altri suoi 8 colleghi che avevano predetto la vittoria di Robert Kennedy. Che ne è invece delle predizioni di Elena White? In una visione del 12 gennaio 1861, Elena White vide e così descrisse la guerra civile americana che sarebbe scoppiata 3 mesi dopo. Ci sarà una tremenda guerra. La prima battaglia venne combattuta a Manassas, in Virginia, dove i nordisti vennero sconfitti. Il 3 agosto Elena ebbe una visione e le fu mostrata la battaglia di Manassas, combattuta alcuni giorni prima. Manassas era un punto strategico nelle vie di comunicazione fra nord e ovest. All'inizio i nordisti vinsero. Furono tanto entusiasti della vittoria così immediata che allestirono una grande festa per la quale sarebbe intervenuta la gente da Washington. Ma la battaglia continuò verso la cittadina di Henry Hill. Qui, inspiegabilmente, le forze nordiste ripiegarono verso Washington e nella loro fuga si scontravano con le folle che venivano da Washington per assistere alla festa della vittoria, creando ulteriormente confusione e panico. Ed è ciò che vide e descrisse Elena White. L'armata nordista avanzava. Improvvisamente un angelo scese dal cielo e mise lo scompiglio nelle retrolinee nordiste. Alle truppe nordiste di prima linea parve che le retrolinee amiche si stessero ritirando, mentre non era così e tutti cominciarono a ritirarsi. Questo ripiego per le truppe americane rimarrà un mistero. Esse non sanno che è stata opera di Dio per evitare grandi perdite umane a cui sarebbero andate incontro continuando la battaglia. Al contempo Elena White vide in visione che, contrariamente a quello che si pensava, la guerra sarebbe stata lunga e sanguinosa. Ciò perché Dio avrebbe punito così la nazione americana per avere tollerato la schiavitù. Elena White vide ancora che in altre guerre migliaia di navi coleranno a picco nel mare e milioni di vite umane saranno sacrificate. In effetti, durante le 2 guerre mondiali perirono 50 milioni di vite umane. Nel 1902 Elena vide che le città americane di San Francisco e Oakland sarebbero state punite per la loro immoralità. Infatti nel 1906, 4 anni dopo, furono distrutte dal terremoto e dal fuoco. Il 14 marzo del 1858, presso una scuola a Lovett's Grove, nell'Ohio, Elena White ebbe una visione. Poi, tornando a Battle Creek, presso la famiglia Palmer a Jackson, Elena ebbe un infarto. Si credeva che morisse, ma poi si riprese. Di ritorno a casa, cominciò a scrivere ciò che le era stato mostrato in visione. All'inizio riusciva a scrivere poche righe al giorno, ma via via fu in grado di terminare il lavoro. La visione concerneva ciò che è stato riportato sul libro Il Gran Conflitto. Più tardi ebbe un'altra visione attraverso cui le venne mostrato che l'infarto era stato causato da Satana per impedirle di pubblicare la visione. La pubblicazione fu dapprima chiamata Spiritual Gifts. Poi nel 1888 la nuova edizione arricchita fu chiamata The Great Controversy. Sulla base di successive visioni vennero in seguito pubblicati 5 libri, il cui titolo generale è Il Conflitto dei Secoli, che prendono in considerazione la storia dell'umanità dalla creazione al ritorno di Cristo. L'ultimo dei 5, Il Gran Conflitto, prende in esame l'ultima parte della storia dell'umanità, dall'ascensione di Gesù fino al suo ritorno. La Bibbia predice il periodo dei 1260 anni di supremazia papale durante il Medioevo. Elena White, per mezzo delle sue visioni, narrò più ampi particolari sull'argomento.
Descrisse ad esempio la storia del papato, la deportazione del papa alla rivoluzione francese e la restaurazione del suo prestigio attraverso i patti lateranensi. Predisse inoltre che gli sforzi del papato per riacquistare il favore del protestantesimo sarebbero stati coronati da successo, il che si sta avverando sotto i nostri occhi. Profetizzò pure che ciò avrebbe eliminato la separazione fra Chiesa e Stato in America, cosa che si sta avverando. E predisse che la nuova unione fra Chiesa e Stato avrebbe dato origine all'obbligo di osservare la domenica come giorno di riposo. Inoltre predisse lo sviluppo dello spiritismo. Nel Gran Conflitto scrisse: attraverso due grandi errori, l'immortalità dell'anima e l'imposizione della domenica, Satana farà cadere la gente nei suoi inganni. Scrisse inoltre: soltanto coloro che avranno fortificato la loro mente mediante la verità della Bibbia resisteranno all'ultimo conflitto. La precisione con cui si verificarono e si stanno verificando le predizioni di Elena White ci aiutano a credere che effettivamente è stata una messaggera di Dio. Ma Elena White è stata più che un profeta, è stata una consigliera e una guida spirituale. Per esempio, il 3 novembre del 1890 a Salamanca vide in visione una riunione durante la quale alcuni fratelli avevano preso una posizione critica nei confronti dell'opera, ma non avendo avuto occasione di farlo prima, mesi dopo ne parlò pubblicamente. Si scoperse che la riunione che aveva visto in visione 4 mesi prima era avvenuta il giorno prima che lei ne parlasse. I fratelli che avevano sbagliato si pentirono e fu evitata una divisione nella Chiesa. Elena White scrisse in relazione alla sua opera: mediante lo spirito della profezia, il passato, il presente e il futuro sono passati davanti a me. I messaggi di Elena White furono determinanti nello sviluppo dell'opera e nell'organizzazione della Chiesa avventista. In una visione le fu mostrato che bisognava pubblicare un giornale per diffondere le verità scoperte. In proposito disse a suo marito: pubblica un piccolo periodico. Mi è stato mostrato che da esso sarà come se scaturissero delle sorgenti di luce che si diffonderanno per tutta la terra. L'estate successiva, mentre si trovava in questa casa di Albert Belden a Rocky Hill, James White allestì la prima copia di Present Truth, l'antenato di Segni dei Tempi. In quella occasione ci fu una riunione speciale di preghiera per invocare la benedizione di Dio sulle 1000 copie della prima pubblicazione avventista. La prima tipografia avventista sorse più tardi a Paris e trasferita successivamente a Saratoga, Springs, poi Rochester e infine Battle Creek. A Battle Creek sorse poi la prima casa editrice avventista, la Review and Herald. Nel 1861 fu ampliata. Altri lavori furono eseguiti fino al 1878 e il 30 dicembre del 1902 andò completamente in fiamme. Poi venne ricostruita a Washington DC. Oggi circa 50 case editrici producono e diffondono le pubblicazioni avventiste come fossero sorgenti di luce che si diffondono per tutta la terra. Il 4 gennaio del 1875, in occasione della cerimonia di inaugurazione della scuola di Battle Creek, la messaggera di Dio parlò della visione che aveva avuto la notte precedente. Aveva visto dei fasci di luce che illuminavano la terra. Elena disse che quella luce rappresentava la crescita della Chiesa tramite la diffusione delle pubblicazioni avventiste. 10 anni più tardi, recandosi presso questa casa editrice di Basel, in Svizzera, esclamò stupita: «Ma io l'ho già vista!» Infatti l'aveva vista in visione 10 anni prima. Riconobbe gli operai e riferì loro degli ammonimenti ricevuti per essi nella visione. E gli operai riconobbero che avevano i problemi per i quali la sorella White li aveva ammoniti. Pochi mesi dopo, visitando la casa editrice di Oslo, la riconobbe per averla vista in visione. Le venne mostrata la macchina tipografica. L'aveva vista in visione 5 anni prima che fosse costruita. Anche le istituzioni mediche sono il risultato delle visioni di Elena White. La prima di esse, la Western Health Reform Institute, sorse a Battle Creek a seguito della visione del 1875.
Il St. Helena Rural Health Retreat sorse su un terreno che alcuni avevano screditato, ma Elena vide che si trattava di un buon terreno. Per tre volte vide in visione il terreno su cui sorse poi il Paradise Valley Sanitarium. Disse che sarebbe costato molto meno della somma che avevano stanziato. Costò infatti $4,000, mentre ne avevano stanziati 28,000. Nel 1901 e poi nel 1904 vide in visione un edificio adibito a hotel che, disse, sarebbe stato acquistato a poco prezzo. Infatti il Glendale Hotel, del valore di $60,000, venne acquistato per $12,000. In California c'erano due ospedali ritenuti già troppi. Non di meno, Elena vide in visione che bisognava comprare un nuovo edificio situato a Loma Linda. Trovarono infatti a Loma Linda il Mount City Hotel che, essendo fallimentare, veniva ceduto per $40,000 mentre ne valeva $150,000. Il denaro per comprarlo mancava, ma Elena White disse che sarebbe arrivato in maniera inaspettata e avvenne proprio così. Loma Linda, secondo il consiglio di Elena White, divenne un'università in medicina. L'11 novembre 1915, 4 mesi dopo la morte di Elena White, fu autorizzato l'intero corso dei 4 anni di medicina. La decisione venne presa non senza difficoltà, eppure Loma Linda University fu e continua ad essere una grande benedizione per l'opera avventista. Tramite i consigli ispirati di Elena White sorse anche l'opera educativa avventista. Qui a Bucks Bridge, nello stato di New York, venne istituita la prima scuola elementare. Nel 1979 venne eretto un monumento a ricordo di John Byington, tramite cui fu costruita la prima scuola avventista. Sia la prima scuola che la prima chiesa vennero costruite nel 1855 a Bucks Bridge. La seconda chiesa e la seconda scuola sorsero poco tempo dopo a Battle Creek. E il 24 agosto 1874, dietro suggerimento di Elena White, sorse la prima scuola superiore, il Battle Creek College, che divenne anche l'istituto di teologia. In Australia, Elena promosse la fondazione di Avondale College. Aveva visto in visione la proprietà, ma gli esperti avventisti visitandola ne conclusero che il terreno annesso non era adatto alla coltivazione. Elena disse che era esattamente il terreno mostratole in visione e che si trattava di un terreno fertile. Fu acquistato e avvenne proprio come predetto. Avondale College sorse a Currumbung, a 150 km da Sydney. In questa casa annessa di nome Sunnyside, Elena White abitò dal 1895 al 1900. Nel 1901 la scuola teologica di Battle Creek venne trasferita a Berrien Springs, nel Michigan, e si chiamò Emmanuel Missionary College. Più tardi divenne la famosa Andrews University. L'università porta il nome del primo missionario avventista inviato in Europa, John Nevins Andrews. Elena White fu anche l'ispiratrice dell'opera missionaria. Il 1 aprile del 1874 vide in visione che la predicazione doveva raggiungere tutto il mondo. Fu così che la sessione della Conferenza Generale del 14 agosto 1874 decise di inviare John Andrews in Svizzera. Egli salpò dal porto di Boston il 15 settembre dello stesso anno. Elena continuò a ricordare ai dirigenti il contenuto di Apocalisse 14, che parla della predicazione illimitata a tutto il mondo. Nel 1909 scrisse: «Gli avventisti sono stati suscitati per essere sentinelle e portatori di luce. Essi devono proclamare i messaggi del primo, del secondo e del terzo angelo. Non c'è opera più importante di questa». Quest'opera mondiale è sintetizzata dalla sessione della Conferenza Generale del 1995 a Utrecht, Olanda, dove parteciparono rappresentanze di quasi tutti gli stati mondiali. La fiaccolata delle differenti bandiere a Utrecht dimostra l'opera missionaria della Chiesa Avventista, una Chiesa presente in più stati mondiali di qualsiasi altra denominazione protestante. E in tutto ciò, come scrisse il settimanale americano The Independent, Elena White fu l'ispiratrice e la guida. È un nobile record
ed essa merita un grande onore. Ma naturalmente onore e gloria vadano a Dio, che nella sua infinita bontà ha voluto concedere alla Chiesa del rimanente lo spirito di profezia.